Amici che frequentate spesso questo giardino, questo luogo in occasione delle manifestazioni che Adorea organizza per la città di Salerno, avendo sempre la fortuna di imbattersi in personaggi e persone come per esempio il professore De Pisco e poi la professoressa Persiano, che ci diranno e ci daranno qualcosa della loro scienza e della loro cultura. Purtroppo non abbiamo il professore Mirabella che improvvisamente ha dovuto declinare l'invito, però abbiamo subito trovato la professoressa Persiano che immediatamente si è messa a disposizione come sempre per questo, per parlarci e per introdurre poi la relazione che ci farà il professore su questo ultimo lavoro del nostro Francesco. Qui ci conosciamo un pochettino tutti, vedo sempre i soliti amici presenti in questo luogo, però c'è una persona che questa volta vi devo presentare, che è il professore Serra. Professore Serra, con la moglie, li ho conosciuti per combinazione qualche mese fa in treno. Tornavamo da Roma, eravamo seduti l'uno di fronte all'altro, così immediatamente, improvvisamente abbiamo cominciato a parlare. E chiacchierando, pur vivendo a Potenza, pur avendo insegnato presso l'Università Orientale di Napoli, abbiamo individuato diverse persone, diverse conoscenze. Poi ringrazio il professore Episcopo che con un preavviso di un paio di giorni insomma mi ha avvertita. Dunque, detto questo, sono da un po' di tempo in via Cura Cura un'edizione nuova, diciamo, proprio curata da lui, di questi pamphlet, che sono appunto degli opuscoli che non ci debbono trarre in inganno. Perché il pamphlet in genere, noi preferiamo questo termine, degli scritti poco impegnativi, di intrattenimento, quelli che diceva Pascal, dice l'uomo per sfuggire alla serietà della vita certe volte si dà il divertissement. Ecco, ma insomma, sbagliamo molto, perché probabilmente l'aspetto che assume nello stile il pamphlet ha proprio questo sapore falsamente ingannato. Però poi io li amo perché offrono una gamma di problemi e di riflessioni che si avvalgono di tanti stili diversi, che sono dallo stile, dall'umorismo, il sarcasmo, il sorriso camuffato, la leggerezza espressiva. Anzi, qui si nota anche molto bene in questo libro Il nome dell'ozio, quanto più diventa profondo il pensiero, tanto più diventa lieve lo stile. E quindi tu lo leggi sentendoti così, insomma, portata dentro ad una sorta di fiaba, però poi ti accorgi che affronti dei temi che sono dei temi molto profondi, sostanzialmente importanti per la vita, e su cui tante volte la nostra riflessione si è fermata e ai quali abbiamo dedicato tante domande, molte volte senza risposta, ma che dobbiamo continuare ad interpellarci, ad interrogarci, questo è il nostro preciso dovere e credo che sia una precisa responsabilità. E io ripeto, dico questi libri perché questo è il secondo di una serie di tre. Per la verità c'è anche un altro libro bellissimo che mi ha coinvolto molto, L'elogio del professore, però non è nella edizione o nella collana dei pamphlet. Però anche quello apparentemente minuscolo, ma è la storia di una vocazione e di una storia di sacerdozio eterno del professore verso la scuola, verso gli studenti, verso i signori, se non si può scegliere. No? E
il professore inizia proprio facendo un excursus, più che un excursus, citando delle opere, lui già cita delle opere che io non conosco, ma che De vita solitaria, senz'altro, però ne cita altre, e io ne cito altre che conto mio, che sono quelle che lui mi ha rilanciato nella memoria, perché leggevo, chiaro. Quindi il discorso è questo, ecco perché Petrarca è stata tanto, sull'ozio hanno scritto tanti, naturalmente. E se noi pensiamo al ecco, però per cita proprio il Petrarca, e questo già ci dà la chiave di lettura del libro, perché non solo Petrarca, è vero che solo è pensoso, che deserti campi, andava per correre da destra, ma non è solo questo. È che nel piacere di una vita solitaria, che lo metteva in contatto con se stesso, si arricchiva di quel pensiero ed era pronto a distribuirlo agli altri. Questa è una cosa molto importante, ed è questa la resistenza contro un tempo che non ti fa sentire gli altri come un valore, come una presenza effettiva, come un interlocutore valido, che ha sempre comunque qualcosa da dirti, anche se tu non condividi le opinioni. Ora, il concetto di omologazione che noi ci portiamo dietro, in cui tutti la pensano nello stesso modo, diceva Pasolini, in questo tempo nostro, quel famoso San Paolo che poi non scrisse più, in effetti, ma di cui abbiamo le tracce nelle bozze, diceva: in questo tempo in cui tutti si vestono tutti tale e quale, perché frequentiamo gli stessi negozi, vediamo gli stessi filmati, leggiamo gli stessi libri, percorriamo le stesse strade, ma come in questo tempo l'uomo ha scritto: se volete essere contemporanei, leggete i classici. Questa è una cosa importantissima, un libro che suggerisco a tutti di leggere. E quindi e allora vivere il presente, questo è fondamentale, ricostruire le tappe del presente, perché sennò ci sfugge tutto, l'animale. E bisogna riscoprire le modalità giuste, appunto, per affrontare la vita. Vedete, Lenoir, che è un filosofo francese che amo molto, insieme con Ferri, che hanno scritto dei libri sul modo di vivere, anche Adot, che ha scritto un libro sulla filosofia greca, esercizi spirituali, insomma, cioè, hanno messo in evidenza una cosa, che esistere è un fatto, ma vivere è un'arte che si apprende. Bene, il professore d'Episcopo ci insegna a vivere, ad apprendere quest'arte. È uno dei sistemi, una delle strategie, uno dei segreti, se vogliamo. È proprio sapere amministrare la pausa che nella nostra vita si impone per non perdere noi stessi e il rapporto con gli altri e con il mondo. Nel corpo e nell'anima. Effettivamente mi capitò, sì, di stare in una cuccetta, insomma, con una signora, sua figlia e un collega universitario. Molto magro e con i suoi occhialini, sapete, proprio tipici un po' degli intellettuali ufficiali, insomma, ecco. E mi ricordo che poi, insomma, cominciamo a parlare del più e del meno prima di addormentarci, insomma, e la signora poi scese, insomma, insieme a sua figlia e mi disse: sì, professore, sì, lei ha detto delle cose molto belle, molto intelligenti, però a guardarlo bene il professore sembra lui, perché è magro. E c'era anche un mio maestro, il quale in genere prediligeva i magri, cioè portava avanti nella carriera solamente i magri, insomma, no? Quindi no, è un discorso evidentemente da approfondire. E durante quello scippo, io che ho sempre vissuto a Napoli, io sono un d'episcopo, però con un apostrofo strano, insomma, perché è l'unica famiglia al mondo che si chiami così, quindi chi è d'episcopo deve necessariamente essere un mio parente, perché non esiste un'altra famiglia al mondo, compreso il batterista, che è mio cugino, e tutti gli altri, vabbè. Ma insomma, ricordo che a Napoli, ecco, io sì, subii questo scippo perché venivo da lontano e dovevo tenere una conferenza molto importante
con Aldo Trione, con i nostri personaggi, diciamo, della ufficialità accademica napoletana, la Feltrinelli, e volevo camminare a piedi perché mi piace molto camminare Napoli, insomma. Mio padre, da buon napoletano, mi ha insegnato ad attraversarla, insomma, in tutte le sue viscere più segrete. Però commisi un errore poco napoletano di portare una giacca molto simile a questa, ecco, sul braccio. A Napoli non si può essere magri, perché altrimenti ti prelevano e ti portano via. E quindi io ho cercato sempre in questi 45 anni di attività accademica napoletana, insomma, di dimagrire il meno possibile, infatti, come vedete. Poi, tra l'altro, presentando un libro sulla pancia, non potevo, evidentemente, come fanno gli attori e i registi, dimagrire, perché altrimenti sarei apparso assolutamente incoerente. Quindi questa mia pancia me la tengo con molta, direi, affezione, insomma, no? Anche perché poi lei ha parlato, ecco, di solitudine buona o cattiva. Esistono anche le pance buone e le pance cattive. Io sono convinto che la mia sia molto buona. Sì, sì, insomma, perché è stata, diciamo, nutrita, ecco, ecco, sia culturalmente, insomma, che fisicamente, insomma. No, volevo dire questo, che in realtà... Sì, 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 anche. Poi lei è siciliana, quindi va bene, non so. Cosa successe? Che a subire questo scippo, l'unico forse della mia vita, ecco, io l'ho subito da due persone molto più grosse di me, perché lo scippatore napoletano fa un calcolo anche fisico del personaggio, insomma, no? E difficilmente io sono stato scippato, proprio perché un magro non mi può scippare, perché c'è sempre il rischio di subire qualche violenza, no? Anche carnale. In questo caso erano due energumeni che stavano appunto su una vespa e mi sottraggono la giacca. Io sono abbastanza, insomma, voglio dire, appartengo a quella tradizione anche del nostro professore, cioè, insomma, quando si fanno delle conferenze abbastanza importanti si va in giacca, anche se in fondo era estate, ecco. E mi presero questa giacca con molta delicatezza, devo dire, no? E poi nacque un colloquio tra di noi, insomma, tra gli scippatori e lo scippato. E io dissi in napoletano, perché so parlare molto bene, forse il napoletano è meglio dell'italiano, di lasciarmela magari un poco più avanti, perché tutto questo accadde alla duchesca, quindi praticamente di lasciarmela davanti al Trianon, appunto, insomma, no? Ecco, quindi all'inizio di Forcella, ecco, perché mi serviva, insomma. E poi dissi che non avrebbero trovato niente, infatti non c'era niente, insomma, nelle tasche. E loro mi risposero, ci fu una conversazione proprio, cioè, molto lenta, uno scippo lento, ecco, insomma, con un andamento lento di mio cugino batterista, ecco. E loro mi dissero, muova rimma, ecco, cioè, insomma, cioè, ecco, con quest'aria. Intanto tutta Napoli intorno a me cominciò a urlare, cioè tutta la duchesca cominciò a gridare, e mo come facite, tenete tutto vestito sparuto, cioè, nel senso che avete il vestito spaiato, ecco. Ed erano preoccupatissimi di questa cosa, insomma. È una scena bellissima, fu proprio una scena corale, insomma, tutti cominciarono a gridare intorno a me, e io, bello, con la mia calma letteraria e filosofica, insomma, attraversavo questa... Vabbè, conclusione, non trovai la giacca lì davanti alla Trianon, mi avviai verso la Feltrinelli, insomma, e tutti i miei colleghi, che poi mi conoscevano bene, ecco, mi guardavano con molta sorpresa. E ricordo che uno di loro, forse il più pettegolo, disse: l'episcopo sta senza giacca, nel senso che non capitava mai che io fossi senza, ecco. E quando poi anche altri amici poi mi chiesero, disse: Franci, ma come, senti caldo? Sì, guarda, oggi fa un caldo tremendo, è l'unico giorno in cui ho deciso di non portare la giacca. Ecco, insomma, questo è un episodio, ecco, che racconto in questo libro, dedicato poi alla fine a questo elogio della pancia. Siamo appunto a tavola, dobbiamo fare conversazione civile. Immaginate una casa, appunto, con mia madre in cucina che serve, ovviamente, e mia sorella abbastanza sfaticata che fa finta di aiutarla, ma insomma poi alla fine è sempre lei che faceva abbastanza tutto, e mio padre che parlava,
Mio padre era un fascinatore, insomma, no? Un po' come in Così parlò Bellavista, no? Pazzaglia, quando comincia a parlare si crea tutto quel nucleo, diciamo, di persone intorno a lui. E noi parlavamo, e pensate che questo lo facevamo sia a pranzo che a cena. Noi stavamo, cioè, è immaginabile oggi una situazione del genere, mi diverte anche raccontarlo. Stavamo minimo 2 ore a pranzo e 2 ore a cena, perché papà voleva che si raccontasse la vita, insomma, no? E quando qualche volta io, insomma, ovviamente ero un ragazzo di liceo, no? E gli dicevo, perché si facevano le trepole, a un certo punto dicevo, papà, guarda che domani c'ho un'interrogazione importante. Allora mio padre guardava mia madre negli occhi e dicevo, io questo ragazzo non lo capisco. Poi, capito, cioè la bella complicità tra marito e moglie, una volta era molto forte, no? Mia madre che poi tendeva, insomma, a difendere il maschio, mentre papà difendeva ovviamente mia sorella, non interveniva, però lei insisteva, io non lo capisco, insomma. Cioè questo, tu ti rendi conto, faceva Aurora, si chiama Aurora, tu ti rendi conto, questo preferisce parlare con i morti. Cioè i morti sarebbero stati Leopardi, Manzoni, erano i miei grandi autori, poi, ai quali io mi sono dedicato anima e corpo, piuttosto che con un uomo vivo come me, e si toccava tutto per dimostrare che era vivo. Cioè, si toccava tutto, perché ricordo che faceva questa scena meravigliosa, che era, ecco, quindi, era e quindi ecco, era questa la sensazione, quindi ecco la conversazione, il parlare, siamo cresciuti molto felici, cioè nel senso che questo racconto per noi, poi in realtà, ma era lui comunque il grande raccontatore, poi in qualche modo lo sono diventato anche io, forse per una ragione di continuità di sangue con questi libri e così via, e forse anche nel parlare, insomma, probabilmente, perché io credo molto in queste cose in cui molti non credono, ecco, e si è creata appunto questa condizione del fare, del sostare, del non correre, di preparare la vita adeguatamente prima magari di viverla intensamente, insomma. Lui ci ha insegnato questo e io l'ho trasposto poi anche nella mia vita, anche in questa lettera alla vita. E poi io venivo da una famiglia di notai, mio nonno, mio zio, eccetera, ecco, e sono quasi scappato di casa per non fare il notaio. Uno dei miei figli purtroppo adesso è notaio, dico purtroppo per me, ma non per lui, perché la condizione è assolutamente, a proposito dell'utile e dell'inutile, no? Del nord, tra l'altro sta a Piacenza, quindi... Ma io penso che poi la felicità sia sostanzialmente un'altra cosa, nel senso che quando io ho scelto di fare il professore, ho scritto effettivamente questo Edo professore, un altro libro che ha dovuto fare 2 edizioni, non lo so, una cosa strana, insomma, scrivo questi libretti che poi, vabbè. Comunque, quando ho scritto questo elogio al professore ho pensato alla mia vita, in realtà io ho scelto di fare il professore perché, e concludo veramente, in una mattina, mentre ero al ginnasio, questa mia professoressa, bella e brava come lei, ecco, e, mi incantò, ricordo che, sapete, un po' come nei film di Bergman, non so, piovigginava, no? Ed eravamo tutti presi da questo volo di Astolfo sulla Luna, insomma, no? mentre spiegava Ariosto. E io, e non so se nella vostra vita vi è mai capitato, Siddhartha le ha avute, insomma, le famose illuminazioni, a me è capitato 2 o 3 volte nella vita di averle, ma in quel momento è come se io, come se ci fosse una sorta di apparizione miracolosa, è come se io sentissi una forza talmente incontrollabile, una voce, ecco, che mi diceva, tu devi fare quello che sta facendo lei. E così sono diventato professore. Non volevo diventare un professore universitario, non mi interessava, ma mi bastava anche essere un maestro elementare, al limite, voglio dire, no? Poi, vabbè, insomma, sono diventato ordinario di relativi licei classici, insomma, quindi vengo dalla classicità e così via. Però mi interessava soprattutto questo, ecco perché dai miei studi volevo a tutti i costi dare qualcosa a qualcuno, ecco. E infatti con i miei studenti si è stabilito un rapporto straordinario. Io penso di aver avuto forse il maggior numero di studenti della Federico II. I miei tesisti hanno avuto premi, addirittura una tesi è risultata la più riuscita di tutta la Federico II, per dire
cioè di questa passione che ci abbiamo messo tutti, insomma, quando il professore, ecco, si congiunge proprio carnalmente un po' con i suoi studenti. E penso che sia stato, qui c'è un professore universitario, quindi sa bene queste cose, uno dei pochi professori che ha avuto la soddisfazione agli esami di vedere degli studenti che portavano qualche libro in più rispetto a quelli che erano stati consigliati. Non succede quasi mai, insomma, no? Ma perché? Come disse uno studente napoletano, quando lui portò queste poesie di Alfonso Gatto, perché io feci un corso, mi pare, su Alfonso Gatto, ma perché poi l'ha portato? Mi pare un po' esagerato, già il programma è così vasto. E lui mi disse in napoletano, professor Marco, ma vi rendete conto? Voi quella mattina ci avete parlato di quella poesia bellissima che Gatto ha dedicato a suo padre, un uomo buono come te è un sogno. E oggi ho pensato a papà, cioè, che non ho più, insomma, e sono corso in libreria a comprare queste poesie, a cercare questa poesia, se volete ve la dico a memoria. Io infatti poi ho detto, sì, mi fa piacere, perché è una delle poesie più belle, tra le poesie più belle della letteratura italiana sono queste poesie che i nostri poeti, Gatto, Quasimodo, hanno dedicato ai loro padri, insomma, Quasimodo addirittura un padre oltre novantenne che ebbe la fortuna di sapere che suo figlio aveva vinto il premio Nobel per la letteratura, insomma, lui in fondo capostazione, no, per dire anche papà, insomma, che lui capostazione in fondo. E quando io andai a Modica di Ragusa a tenere questa lectio magistralis su Quasimodo, chiesi proprio di essere portato alla stazione di Ragusa dove lui era stato capostazione. Ricordo che c'era un diluvio universale e questo povero signore, che era presidente poi di un'associazione importante di latinisti, disse: professore, ma dove vuole andare con questo tempo, con questo tempaccio? Cioè, no, andiamo. E ricordo sotto questo Modica che lo paragona, sapete, quei capostazioni di una volta con quei berretti dorati, eccetera, a una sorta di grande faraone ai suoi occhi di bambino, insomma, ecco. E questa è un'emozione bellissima, insomma, ed è bello che a volte quest'Italia così distratta, così assente, a volte anche così disumana, ogni tanto si ricordi di mettere dei versi dei poeti, insomma, da qualche parte, perché i poeti, ecco perché ho scelto la letteratura, io ero bravissimo in filosofia, ero un filosofo nato, pericoloso, però a un certo punto, pensate che la mia professoressa diceva: oggi la lezione non la faccio io, ma la fate Episcopo, sarei io. E io dicevo: professoressa, ma è sicura di quello che dice? No, no, sali in cattedra e parla. E quindi spiegavo la filosofia ai miei compagni. Però a un certo punto mi sono accorto che la filosofia è pericolosissima, perché ti porta, quando sei troppo dentro di lei, oltre degli orizzonti dai quali è estremamente difficile poi tornare indietro. Nietzsche, ecco, Foucault, praticamente. Ecco perché ho scelto la letteratura, perché come diceva Virgilio, la letteratura ti ricongiunge alla vita, insomma, cioè ti dà, ecco, questo senso in fondo vitale di realtà che non sempre appunto le grandi parole e anche i grandi concetti possono darti, anche perché poi alla fine, e mi convinco sempre più di questo, mi dispiace convincermene passando gli anni, in fondo la vita rimane un grandissimo mistero. E per chiudere, la quarta volta che dico per chiudere, non chiudo mai, ecco, questo libretto si chiude con un racconto che mi ha fatto un caro amico calabrese, il quale mi ha raccontato che lui in un viaggio in Sicilia è entrato in una grande tenuta lussereggiante di agrumi, sapete la Sicilia quando esplode, insomma, no? Ecco, e era interminabile questa tenuta, insomma, no, padronale. E alla fine di questa, ovviamente, di questa grande piantagione di agrumi, c'era, immaginate queste un po' scale da Gattopardo, cioè immaginate questa casa con il solito ingresso, con questa scala, diciamo, a doppio versante, no? Ecco. È entrato e ha trovato una grande libreria, una grande boiserie, quindi in legno, e dentro c'era questo signore ospitalissimo che si era fatto mandare da poco tempo, l'intellettuale che ha sempre cercato, come De Sanctis, noi siamo tutti figli
più di Francesco De Sanctis che non di Benedetto Croce. Io tra poco riceverò il premio Giambattista Vico a Batolla. Siamo figli di Giambattista Vico, di De Sanctis, saltando a volte anche Benedetto Croce, che di letteratura non ne capisse troppo, perché non era un animale come noi, insomma, no? Era forse troppo, era troppo saggio e troppo giusto. La letteratura ha bisogno anche di sregolatezza, insomma, come diceva Baudelaire, cioè ha bisogno di certi fiuti che non appartengono necessariamente alla cultura ufficiale, ma appartengono al respiro di un arancio, di un aranceto, insomma, di un limoneto della costiera amalfitana, insomma, questa è la cultura. E se noi non la trasmettiamo così, la cultura in Italia non sarà mai popolare. La gente si stancherà perché è stata costretta a studiare delle cose e non le ha mai sentite proprie. E questo è il problema vero del nostro paese e anche a volte della nostra scuola. Scusate se vi ho un po' annoiato, ma vi ho detto una parte di me, insomma, forse quella che mi interessa di più rispetto ad altre. Il piacere anche di aver incontrato un collega in qualche modo segreto, perché anch'io sono passato per l'Orientale, ma non abbiamo forse mai avuto l'occasione fisica di incontrarci. Quindi sono contento della sua presenza, lo saluto molto cordialmente, insieme a tutti gli amici che stasera appunto mi hanno voluto onorare della vostra, della loro presenza, insomma. Il libretto è qui, se qualcuno lo vuole, lo dedico molto volentieri. Tutto qui, grazie. Il pensiero di Nietzsche, lei l'ha citato due volte, però è una lezione anche per tutti noi. Vedete come dice Nietzsche. Amico Altieri, un ringraziamento per l'invito, ma mi sovraccarica di emozioni, di commozione addirittura, che hanno preso ad innestarsi nel mio animo, seguendo con attenzione fin da subito, fin dalla prima parola, la dolcissima introduzione, dotta, profonda, carica di umanità, di partecipazione alla vita, mi sia consentito, non come osservatrice, ma come vita vissuta, analizzata, criticata, proposta. Emozione che mi deriva dall'aver incontrato un amico lungo il percorso della mia, come della vita accademica di Francesco. Fui fra quelli che nella facoltà di lettere dell'Orientale, nei lontani anni delle chiamate per facoltà, espressi il mio voto a favore del professore Santoro perché venisse ad insegnare lingua e letteratura italiana all'Orientale di Napoli. Non sono un italianista, sono un orientalista che si occupa di Africa e di Oriente Islamico. Questo non ha consentito a me che a partire dal 1958 ho preso a viaggiare in Africa di incontrarmi frequentemente con Francesco, ma eravamo lì, eravamo nello stesso istituto, abbiamo conosciuto e avuto a maestri gli stessi maestri, ho creato discepoli e vado con la mente